e andiamo a fare blu. Sempre con il biotensor vado a scegliere qual è la base. Qui è già partito, questa è la base, questo, ok, qui taglia. Se fosse con la dima partirei con la lunghezza del gambo e andrei a tagliare lì, anzi ne facciamo uno, via. Con questo filo sottile non ve lo fate ancora vedere. Poi lo svito. Se mi viene un po' più grande è uguale, certo, se sono tutte uguali vanno in risonanza, perché hanno anche fisicamente la stessa struttura. Fatta a mano è più difficile, ma ci va lo stesso, perché comunque la chiocciola lavora in fisica quantistica e lavora anche nei campi elettromagnetici, ecco perché non si può fare per alcune applicazioni in ferro, è meglio farlo in rame o in alluminio. In alluminio se sono in una struttura, in rame se sono da sole. Se io ho bisogno solo in elettrocultura, forse è meglio il rame, ma va bene anche l'alluminio. Proviamo a farla a mano. Andiamo a tirar fuori una 45 cm, abbiamo detto, ci siamo. Andiamo già a tagliare. Matassina, ci portiamo avanti. Possiamo usare anche questo per aiutarci a fare la matassina. Estendiamo anche il filo. Vedete, non c'è un metodo ben preciso, ci vuole solo la calma. Controlliamo senso orario, stiamo andando bene. Ci lasciamo un po' di punta. Andiamo a chiudere bene la prima spira, quella punta che sarebbe, sì, la prima spira. E poi andiamo a chiudere in fondo l'ultima, lasciando un po' di gambo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette. Questo mi aiuta a non far casino. Vado a raccogliere ci siamo non è fatta a mano, ma almeno è fatto con un ausilio. 1 2 3 4 5 6 e 7 e posso già piegare qua. L'ho fatto un po' piccolo il gambino stavolta, con un po' più di pratica potrei andare a tagliare dopo il filo sulla punta. Ecco, la punta si può fare un po' meglio.
Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'era mezzo giro in più, in effetti. La proporzione più o meno è questa. Se io riesco a fare una fotocopia di questo, lo vado a mettere sopra e vado a controllare le proporzioni. Ecco qua, un'altra chicca. Che cosa sono? Quarzo con un buchino. A cosa ci servono? Vediamo se mi basta. Eh sì, sembra che possa bastare. Vado a riprendere questo filo di rame. Do per scontato che questo sia la punta, ma è meglio testare. Punta? Continuo a tagliare. Base? Sì, ho sbagliato. Questa è la punta e questa è la base. Lo facciamo sempre a mano. Poi abbiamo visto come correggere. Allora io devo andare un ripassino in questo senso orario. Dopo ci possiamo aggiustare più verso il basso il filo, perché comunque ce ne ho tanto sulla punta, anzi posso anche srotolarlo. Poi piano piano, facendo un po' di prove, io ho perso la mano francamente, ma tanto tempo fa lo facevamo così. Le facevamo così le chiocciole, prima che Simone ci regalasse questo ultimo tipo di lima, molto più robusta di quella precedente. Questo è proprio più forte, io posso tirare molto forte. Ma ritorniamo alla nostra chiocciola fatta a mano con il nostro ausilio. Ecco, questa è la punta. La chiudiamo un pochettino perché abbiamo visto che ci vuole piccolina qua su in alto e la andiamo a chiudere. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adesso faremo presto allargarle. Con calma la andiamo a compattare. E andiamo a sistemare le spine che sono troppo piccole. Qua esco, se devo sistemare queste chiocciole qua, qui esco, poi le rimetto a posto in questo modo. Ecco qua. Possiamo fare anche un pochettino più grande della base del cono, eh? Nessuno ce lo impedisce, pur che siano sempre 7 giri. Contiamo di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
dovremmo arrivare qui, oppure la andiamo a ingrandire. E possiamo farlo tornando un pochettino indietro sui nostri passi. Abbiamo chiuso le prime un po' troppo. Vediamo cosa è successo. Sta prendendo forma anche questa. Ma questa ha un giochino in più. Cosa ci fa un quarzo ialino bucato sopra una chiocciola? Bella domanda. Sono tentato di non metterlo nel video e farvelo chiedere nei commenti, ma poi qualcuno si arrabbia perché dice che dai, visto che sai le cose, dille subito. Certo che le dico subito, dov'è il problema? Questo pochi lo sanno, cosa può servire un quarzo ialino sulla punta. Adesso non è proprio bellissimo, però il lavoro suo lo fa. Specifico, quarzo ialino bucato non va bene, devono passare 6 mesi, qualcosa in più anche per qualche pietra, perché la pietra non lavora più bene, quindi lo andremo a utilizzare dopo 6 mesi. Potete chiederlo anche col biotensoro se si può fare, questo io lo so, c'ha parecchi anni di stagionatura. Ritorniamo alla nostra chiocciola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. L'ho fatta un po' troppo piccola. Continuiamo ad allargare come abbiamo fatto prima. Esco dalla chiocciola, da una spira e la allargo. Esco e la allargo. Poi quando sono qui posso anche fare sto lavoro qua, allargo piano piano col dito dentro. È dura farle piccoline, eh? La comodità della Dima, però giustamente chi per queste feste non ha ricevuto o non riesce a ordinare la nostra Dima, gli diamo la possibilità a mano di poterla fare ugualmente. È più facile farla con materiale da 2 mm, col filo da 2 mm, però volete mettere la soddisfazione di arrivare in fondo e aver fatto una bella chiocciola ighina a mano. Ah, non mi partite per favore dalla punta, perché ci sono dei video purtroppo in giro che mi partono dalla punta. È più facile prendere un chiodo, partire dalla punta e allargare. Ma se volete avere tutti i benefici che sono stati studiati dal nostro amico Ighina, dovete scegliere il punto di partenza per la base e iniziare dalla base verso la punta. Poi scenderemo in dettagli magari su qualche corso. È inutile discuterne via web, ma non tanto per chi gli interessa, ma per chi non gli interessa, che magari ha voglia di disquisire inutilmente o offendere. Le offese sono perseguibili per legge. Ma noi non vogliamo fare questa cosa qua, non ci porta nulla. Però se evitassero, meglio. Anzi, molto bello vedere i nostri utenti che
vanno a tirare le orecchie a chi si comporta male nella pagina e nel gruppo. Questa è una bella cosa e vi ringrazio a nome di tutto lo staff, cosa importantissima. Grazie di nuovo. Allora, vediamo a che punto siamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Viene un pochettino più grande di quella di prima perché non siamo stati precisi col filo. Usiamo le pinze. Qualcuno dice, ah, un bel albero di Natale. Potete usarlo anche come decorazioni natalizie. Nessuno ve lo impedisce. Ok, allora ve lo spiego, visto che adesso l'abbiamo finita, più o meno. Controlliamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ci siamo. Cosa succede con un quarto sulla punta? La chiocciola sappiamo che va a armonizzare attorno a sé. Non ha un grosso raggio come la valvola antisismica, 50 km attorno a sé. Fa poca roba. La proprietà della pietra la va a amplificare. Se la pietra lavora lì vicino, con la nostra chiocciola fa da antenna, prende l'energia vitale, la concentra e prende l'informazione del quarzo. E così con qualsiasi altra pietra. Però c'è sempre bisogno di misurare. Test kinesiologico, pendolino o biotensor. Parte subito. Non devo fargli neanche la domanda. Altrimenti avrebbe tagliato. Un saluto natalizio a tutti quanti. Ciao.